di atterraggio in vista. A sud della nostra posizione c'è una collina nascosta. Atterrate là. Le comunicazioni sono interrotte, quindi non sanno che stiamo arrivando. Il vaccino è pronto? Sì, molti soggetti test sono ancora in vita. Temo che Silver se li voglia scovare per ucciderli. Fate un'iniezione a ognuno di loro e ditegli di scappare il più presto. Esatto, qui adesso dobbiamo salvare questi aborigeni. Australia, villaggio di Yuendumu. Dopo aver catturato la dottoressa Elsa Weisinger, Lian scopre che il consorzio sta testando diverse varianti del virus sugli aborigeni locali. Lian costringe la Weisinger a sintetizzare il vaccino per aiutare quanti più abitanti del villaggio possibile. Ma il comandante Silvers segue una tabella di marcia accelerata. Su ordine di Mararamov deve chiudere l'intera operazione, uccidendo non solo gli aborigeni ma anche lo staff medico. Lian sa di non poter essere scoperta dalle guardie prima di aver ucciso Silvers o molti innocenti moriranno. Ok, prendi questo. Che cos'è? Un data disk contenente tutte le informazioni che ho sul consorzio. Se Aramov vuole tradirmi non mi faccio degli scrupoli. Se mi succede qualcosa voglio essere sicura che succeda qualcosa anche a me. Maggie, stai monitorando il villaggio? Nessuna attività insolita. Sembra che non ti abbiano vista arrivare. Prenditela con calma, Lia. Se Silver sa che sei qui. Ricevuto. Perfetto, cominciamo. Lian, Silver sta allineando gli aborigeni per l'esecuzione. Devi raggiungerlo ed eliminarlo al più presto. Esatto. Cosa mi dici della sorveglianza? Ci sono soldati in tutto il villaggio. Non ti far vedere o Silver farà una strage. No. Dove vai? Ed era qua dove io allora mi ricordavo che c'erano appunto gli aborigeni che venivano messi. Che venivano messi in riga per poter essere uccisi. Sono tutti col giubbotto antiproiettile. Ecco qua. Grazie. Grazie. Bellissimo. Vecchi giochi PlayStation. Quante gioie. Con i doppiaggi meme. E lì c'è anche il faro. Qui non c'è nessuno. Madonna, mi ricordo qua il trauma per cercare gli aborigeni. Che non li riuscivo a trovare dentro ste cazzo di tende. Ecco, qui dobbiamo andare a prendere Silvers. Per cui prima, diciamo che tutta la prima fase della missione è una sorta di fase stealth. E a me servirebbe sapere ora dove quell'altro soldato. Eccolo. Perfetto. Ecco, da questo momento in poi la missione, diciamo, si può anche ci si può anche far scoprire, se non ricordo male. Cioè, nel senso, se ti scoprono sti cazzi, però se ti scoprono prima li ammazzano. Ok, questi scappano. Mm-hmm.
E ora dobbiamo iniziare a cercare gli altri aborigeni all'interno delle tende. Allora, qui forse ce n'era uno, mi era apparso un nome. Non so dove si trovano. Cioè, veramente... Ah! Qua ce n'è uno. Perfetto, altri due. Grazie. Non ce ne sono in realtà tante di queste tende, ma non avendo una vera e propria minimappa, diciamo, come Dio comanda, tu praticamente rischi di girare tondo sempre nella stessa zona. Oh, qua ce n'è un altro. Grazie. Beh, manca l'ultimo, dai. Ah, era qua dentro? Ragazzi, io non lo so effettivamente cosa avrò fatto. Molto probabilmente avrò fatto dei tagli, o comunque avrò sicuramente fatto qualcosa, perché non potete capire quanto ho girato tondo. Dai, forza, cambia. Perché hanno giù bottone di proiettile, vero? No. Ok. Maggie, la Weisinger se n'è andata. Puoi rintracciarla? Roger, mi ha lasciato un dischetto. Credo che contenga i dati che ci servono su Siphon e il consorzio. Contatta Gabe e digli che mi dirigo a DC. Ti invierò i dati durante il viaggio. Lawrence può iniziare a scaricarli fra 20 minuti. Ricevuto, il satellite per la trasmissione è pronto. Ok, detto questo io direi che penso un'altra missioncina la posso fare. Perché appunto questa è durata pochissimo, solo che col fatto che ho girato tondo come un deficiente per cercare l'ultimo aborigeno, ho perso un quarto d'ora praticamente, quindi let's go. Mi sa spiegare, Mr. Logan, come mai tutti gli agenti o i testimoni che potrebbero confermare le sue dichiarazioni sono morti o dispersi? Le ho detto la verità. Io ho una versione differente della verità. Non si tratta di una cospirazione, né di un gruppo armato, ma di un traditore che ha agito da solo o con i suoi complici. No, lei si sbaglia. Lasciò che Romer fuggisse in Costa Rica perché lavorava per lei. Poi uccise Benton, Stevens, Jason Chance e Teresa Lipan perché erano soltanto d'intralcio ai suoi piani. Lei, Mr. Logan, è colpevole di tradimento, terrorismo, nonché di omicidio. No, non è vero. Gabe sta dicendo la verità. Io non riesco a capire. I miei documenti contengono un rapporto del coroner che sostiene che lei... Teresa è stata ferita, non uccisa. Sapevamo che chiunque si fosse nascosto dietro l'agenzia ci avrebbe seguiti. Ho inscenato la mia morte per poter investigare senza interferenze. Capisco. Perdoni lo stupore, la mia sorpresa. Molto bene. Permettete che senta cosa da dire Miss Lipan al riguardo. In privato? Certamente.
Dunque, prima di discutere della sua straordinaria resurrezione, vorrei mi fornisse qualche altra informazione. Certo. Come fu coinvolta nelle operazioni dell'agenzia? Beh, sono entrata all'ATF dopo il college. L'FBI aveva scoperto un gruppo di sopravvivenza che si trovava nel nord dell'Idaho e mi fu affidato l'incarico di investigare. Non ero da molto all'ATF ed ero ancora inesperta, però conoscevo la zona dove il gruppo operava e veni mandata sul posto. Queste sono le missioni più belle, tra l'altro sono anche quelle più vicino praticamente alla fine. Quelle di Teresa, le missioni di Teresa per me sono in assoluto le più belle di tutto Seven Filter. Quindi, allora, siamo nella montagna occidentale Paradise Ridge, deposizione di Teresa dal verbale del congresso. Mio nonno aveva una capanna appena più a sud rispetto a dove, secondo l'FBI, era caduto il satellite. Trascorrevo lì l'estate, quindi conoscevo molto bene la zona. Credo fosse per questo che il capo dell'unità ATF affidò a me la missione di ricognizione nella zona dell'impatto. Sapevo anche che genere di gente viveva laggiù. Minatori, cacciatori, militari, gente con gente come una bomber, persone che terrorizzavano la gente, diffidavano degli stranieri e odiavano il governo. Sapevo che se gente come gli Octon avessero messo le mani sul satellite, lassù sarebbe scoppiato l'inferno. Dove sono i rinforzi? Proprio qui. Che diavolo? ATF, fatemi rapporto. Felice di vederla. Ci sono delle forze nemiche nelle torri di servizio, là di fronte. Ci bloccano da quasi un'ora. Abbiamo perso già 3 agenti. Bisogna tirar giù quei cecchini. Lasciate fare a me. Faccia attenzione. Allora, qui c'è il primo. L'altro dovrebbe essere... Oddio. Che mi fa colpo alla testa? Ah, il cecchino. Minchia. Come lo dovrei vedere così? Ah, ok. È qua di fronte a me. Oh merda. Ma c'è l'albero. Eccolo lì. Ma che cazzo? Oddio. Ecco. Vabbè. Ah, questi che non muoiono ogni volta che gli sparo. A tutte le squadre, qui agente Geiger. Abbiamo un disperso. L'agente De Marco è stato visto nei pressi della Gola del Morto l'ultima volta, ma non ha fatto rapporto. Tutti gli agenti in quell'area lo cerchino e tornino a fare rapporto. Qui Laipan, la Gola del Morto è vicina alla mia posizione. Mi dirigo sul posto. No, è un'imboscata! Eccola! Vabbè, madonna di Dio! Eccola! Ragazzi, veramente i comandi sono un qualcosa di incredibile. I comandi sono l'unica cosa che veramente qua mi fa rimpiangere, non mi fa rimpiangere la vecchia PlayStation. Andiamo via di qui.
Ecco, tra l'altro lui se n'è andato e io sono rimasta qua come un ceppo. E credo tra l'altro di tornare indietro. Di stare tornando indietro, stavo dicendo. No, vabbè, sono completamente esaurito. Veramente, i comandi sono l'ultima cosa che rimpiango della PlayStation. O almeno di questo tipo di giochi. Ok. Allora, là sopra c'è qualcuno, no? Signorina, quei tizi non sono dell'FBI, devi aiutarci. Questa è una cospirazione, non abbiamo fatto niente di male. Zitto e muoviti. Sai in che punto della foresta passano i cavi elettrici? Sulla prossima collinetta, andiamo ragazzi. Randy, Billy, andiamo. Voi la pagherete per questo. Ti suggerisco di andartene. Primo e ultimo avvertimento. Vedete, c'è qualcosa che già qua sta iniziando a diventare sospetto. Questi se li stanno praticamente portando perché li devono giustiziare. Ecco qua. Si sono sentiti colpi di pistola. Qui l'Ipan, segnalatori posizionati. Mandate la squadra. Via dalla nostra terra! Via dalla nostra terra! Cosa diavolo? Questa è la tua ultima possibilità per dirci dove avete messo i dati del satellite. Se non collabori, sarò costretto a uccidere te e la tua famiglia. Fate ciò che dovete fare. Non collaboro con i federali. Uccido. No, fermo. Voi, fuori, bene in vista. Cosa ne facciamo di lei? Uccidila, ha visto troppo. Aspetta un minuto. Cosa? In ginocchio. Ora puoi alzarti. Sei ferito, tutto ok? Nulla di cui preoccuparsi. Cosa diavolo sta succedendo qui? Chi sono queste persone? Chi sei tu? Tutto quello che devi sapere è che questi uomini sono della NSA, non dell'FBI. Sono qui per recuperare i dati del satellite della difesa. Octon ha quei dati, quindi la sua famiglia e tutto il suo gruppo vanno neutralizzati. Neutralizzati? Dici sul serio? La NSA è guidata da un uomo di nome Silvers. Non si fermerà di fronte a nulla pur di recuperare quei dati. Ma il gruppo di Octon e la sua famiglia? Non fanno parte della mia missione. Silvers e i dati sono le mie priorità. Voglio che vai via da qui subito. Non sperarci. Non so che tipo di wargame stai giocando e nemmeno mi importa. Ma Octon ha un figlio e una moglie incinta. Non hanno fatto niente e li tirerò fuori da questo casino. Ok, prendi questo. Mi servirà per rintracciarti. Chiamami quando li trovi e farò quello che posso. Grazie. Bene. Sentito? Questo è Gabe. L'ha appena salvata e ha detto praticamente come stanno realmente le cose. Quindi gli agenti in nero che noi per ora abbiamo spalleggiato non sono dell'FBI, ma sono di un'altra società. Quindi sono nemici. Cioè sono tutti nemici praticamente. E infatti ora sono loro che praticamente vado ad eliminare. Sono loro che adesso diventano i miei nemici, vedete? Non conosco quella gente. Sparate. Aia. Vedete? E dobbiamo rimuovere
il segnalatore. Perché giustamente adesso sappiamo che è tutto, diciamo che è tutto falso, ecco. Allora, non ricordo adesso effettivamente dove dovessimo andare. Cioè, non mi ricordo quale altro obiettivo c'era. Ah, sì, dobbiamo semplicemente tornare, andare tutto dritto fino alla casa degli Octon. Ok, sì, mi ricordo. Cioè, bisognava togliere il segnalatore e adesso invece bisogna andare dritti. Ah, vero, questi ora io non li devo uccidere. Cioè, loro adesso diventano... Cioè, sono ostili nei miei confronti, però io non li devo uccidere perché non sono i cattivi. Eccola! Se non sbaglio. Perché adesso loro combattono tra di loro. Esatto, però lei non la devo colpire. Cioè, loro non li devo colpire. Ecco, l'ha ucciso, perfetto. Non conosco quella gente. Spara! Eh sì, adesso quelli sono diventati innocenti. Solo che loro, giustamente, comunque mi spareranno lo stesso a vista. C'è un altro federale, uccidetelo! Aia. Questi li do... Tecnicamente io avrei il... avrei la balestra per buttarli giù, ma... Porco, madonna mia. Qui non dobbiamo eliminare nessuno. Qua invece sì, questi li possiamo eliminare. Ok, complesso esatto, strada per il complesso degli Octon. Uccidere tutti all'interno della struttura. Continui. Gabe mi disse di andar via, ma io non potevo permettere che quelli uccidessero la famiglia Octon. Aspettai che fosse buio, quindi entrai. Esatto. E quindi
dalla prossima volta vedremo cosa succederà nella struttura degli Octon. Bye bye.